Come si chiama? Mi chiamo Eleonora Rossi, piacere. Ma è parente? No, siamo colleghi di lavoro. Un programma insieme. Mi piaceva pensare che fosse parente d'arte. Però siamo parenti acquisiti perché ci vogliamo molto bene, yeah. E ci diamo sempre tanti consigli. Oltre che un collega, un collaboratore, ho trovato una persona molto umile, soprattutto che è molto generosa. Molto generosa, infatti lui dice sempre a me mi chiamano altrui perché sì. E allora che cosa fa? Intanto qualche nota proprio biografica. Gli anni se le va? Se non le va saltiamo. Sì, io sono nata il 23 settembre del 1996, quindi ho fatto 23 anni a fine settembre. Di dov'è? Milano. Quartiere? Quartiere San Donato Milanese sono, quindi città di San Donato Milanese. A occhio studia? Mi sono laureata ad ottobre in comunicazione, innovazione e multimedialità sotto scienze politiche. Dove? Pavia. Oh, intanto mi fa un grande regalo doppio. Io poi resto su di lei, ma è bellissimo perché non mi ha detto: ah, mi devo ritoccare, sono messa così, la tuta. No, sono in tuta perché ho appena finito di registrare. A parte che non la mostro, però mi piace l'idea, sono abituato a tantissime, molto meno belle di lei, che non è mai il momento, sono stanco, potrei fare... No, bisogna mostrarsi per come si è, senza filtri e con molta naturalezza, perché credo che sia sempre quello che paga ed è una cosa importante, secondo me. Mezzo passo indietro, dove ha studiato prima? Io sono diplomata in amministrazione, finanze e marketing, quindi per dirle in modo comune ragioneria, all'Omnicomprensivo, il Piero della Francesca di San Donato Milanese, città in cui attualmente vivo. Poi ho iniziato un percorso giuridico all'università statale, non è andata bene, ho capito che non era la mia strada. Sono andata a vivere in Spagna, così ho potuto imparare la mia quarta lingua, compreso l'italiano, e poi mi sono iscritta a comunicazione a Pavia. E le altre due? Francese e inglese. Impressionante. Ma qui... Ma lei parla così anche con le amiche, Eleonora? Sì. Con questa grinta. È il mio modo di parlare, non sono sempre senza filtri io. Sì. E le esperienze invece televisivo giornalistica? Ma attualmente ho il mio programma sportivo che si chiama Rossi Var, dove appunto come commentatore fisso il grande Rossi Var? Rossi Var. Uh-huh. Ah, pardon, perché poi... Avevo lasciato fuori in mezzo a te, vabbè, insomma. Rossi Var, che è appunto il mio cognome, è Rossi, Eleonora Rossi Var, ovviamente quella del calcio, ispirato a Roxy Bar, canzone molto celebre. Ma qui in Lea News, quindi in Cisisellova. Quante puntate già? Per ora oggi è stata la decima, abbiamo iniziato la prima andata in onda il 1° novembre, quindi sono stata... Quando va, Eleonora? Il lunedì sera alle 21, sì, e in replica il venerdì, ma poi si può trovare anche su YouTube. Quindi 21, 22? Sì, sono circa 50 minuti, sì. Quindi conduce lei da sola? Conduco da sola, ma c'è Massimo Buscemi che è fisso con me, mi aiuta con gli ospiti. I rituali più grandi che ha avuto? Gli ospiti più rituali? Ho avuto, come posso non parlare, del grande Sergio Brighenti, una persona splendida, prima di essere un grande professionista a livello calcistico, una persona umile, pulita, senza filtri, semplice, nel bel senso della parola. Già capocannoniere in Serie A, siamo stati ospiti spesso a ETV Antenna 1, lui... Già, forse tuttora presidente onorario del Modena. Credo proprio di sì. E poi? Ma in realtà tutti gli ospiti che ha avuto, insomma, questo programma è un po' come il mio bambino, quindi tutti gli ospiti che Quanti ha avuto... ne ha per volta, Eleonora? Uno. Ah, sì, quindi è... Sì, un ospite a puntata. Quindi tre? Siete in tre? Sì, siamo in tre ogni puntata, sì, esattamente. Calcio di Serie A? Sì, ma in realtà la trasmissione è sì incentrata sui risultati tecnici, ma ho voluto fortemente, Massimo mi ha chiaramente appoggiato, incentrare gli argomenti anche su argomenti proprio umani, quindi razzismo negli stadi, come a volte i bimbi vengano un po' spinti per dover affrontare questa carriera, i social, come adesso il calciatore sia diventato imprenditore di se stesso, quindi insomma tutti argomenti all'ordine del giorno, uscendo dai soliti risultati tecnici che dicono tutti, quindi un po' di differenziazione. Altre esperienze giornalistiche? Impressionante comunque ascoltarla. Grazie. Ma adesso ho iniziato con un mio programma radiofonico, sono autrice e speaker di Dolcemente Complicate, è un programma che ho molto a cuore perché parla della violenza di genere. Dove? Lo faccio qui, a Ballando la Radio, Ballando Station One. Tutti i giovedì dalle 18.30 alle 20, è un programma, c'è stata la prima puntata giovedì scorso, che ho molto a cuore perché io combatto tanto contro la violenza di genere, perché è una forma di violenza molto forte che esiste, l'ho portata anche come argomento della mia tesi di laurea, ho intervistato l'onorevole Boldrini che è stata molto, molto disponibile e lei si è professata molto, no? Soprattutto nell'ambito fake news per sconfiggere questa brutta piaga. E quindi lo faccio attraverso donne e musica perché lo faccio in modo leggero, che non significa superficiale, perché la leggerezza non è sempre superficialità,
E lo faccio attraverso donne che hanno fatto la musica, ma allo stesso tempo si sono fatte conoscere grazie alla loro capacità musicale, alla loro popolarità, anche per dei diritti, quindi magari diritti LGBT, diritti delle donne, hanno fatto tanta Però mi beneficenza. traduca LGBT, dovrei pensarci. Scusi? LGBT cosa significa? LGBT sarebbe l'acronimo di lesbian, Ah, ok. gay, bisexual, trans. Quindi una comunità proprio che sotto questo acronimo si parla di queste persone che hanno orientamenti sessuali vari, appunto, non il classico orientamento etero, Quindi ecco. vivrà di TV di personaggio di... Ma io me lo auguro perché è nata per caso questa esperienza, però devo dire che è innanzitutto un veicolo fondamentale per trasmettere un'informazione. Sono laureata in comunicazione, quindi ho sempre amato comunicare fin da piccolina e è un lavoro che sì, mi stanca perché al contrario di quello che si pensa è molto stancante, però è quella stanchezza sana perché ti dà tanta adrenalina e poi torni a casa col sorriso, quindi per me è un onore oltre che un piacere fare questo lavoro, lavorare in questo settore, davvero. Non l'ho mai chiesto, i numeri suoi sui social? Io non sono molto seguita sui social, devo dire la verità, non mi sono mai dedicata molto, cioè sì, sono seguita nel limite, non ho 10.000 follower che ormai sono standard per le giornaliste, non ho questi numeri e a dire la verità non me ne dispiaccio tanto perché penso che sia anche una forma di differenziazione, poi se arriveranno ben venga, però preferisco lavorare più nella realtà che attraverso uno schermo di un telefono. Beh, mi conceda un paio di così, ma neanche provocazioni, di scherzi, insomma. Sì. Sogna il fidanzato calciatore, il fidanzato famoso, No, il... io, beh, allora, innanzitutto credo che all'amore non si comanda, no? Quindi devo dire la verità, io sono sempre stata attirata, se così si può dire, da persone estremamente comuni, non, poi siamo tutti persone comuni, anche chi lavora in televisione, ci mancherebbe altro, però non mi è mai piaciuto, non mi sono mai piaciute le persone che hanno questo bisogno assoluto di farsi notare, di dover essere al centro. Amo tanto l'umiltà, la semplicità, perché sono i valori che mi ha trasmesso la mia famiglia, che è sempre stata una famiglia umile nel bel senso della parola, hanno sempre lavorato tutti, anche le donne. E quindi io accanto desidero avere una persona che lavori, che si dia da fare, ma soprattutto che sia rispettosa, che ci sia molto rispetto. Questa è la mia unica richiesta, poi. Invece, quanti innamorati dei suoi occhi? Io chiedo sempre, Ma. adesso lei poi è molto giovane, quindi in qualche modo non vale, no? Ma raccontando le professioni, anzi, lo chiederò magari anche ad Alfredo Giuseppe Maria, quello che è, Buscemi, Rossi, eccetera, eccetera. E chiedo sempre, ma insomma, nel suo carriera, a quanti uomini ha detto di no sul lavoro? Con lei potrei dire che so, fin da scuola, a tutti i percorsi, fra i fans, fra i compagni di scuola, Ma insomma. io ho detto più no che sì nella mia vita, ma perché io sono una che seleziona molto, a dire la verità. Non, cioè, io veramente, sembra la solita frase fatta, ma io guardo il contenuto, non il contenitore. Cioè, guarda, veramente, le mie amiche mi hanno sempre preso in giro perché magari stavo con un ragazzo e mi dicevano, ma Ele, ma tu accanto a quello, ma che ci fai? Però per me era la persona più bella del mondo. Questa è testimonianza del fatto che la bellezza è estremamente soggettiva ed è un insieme di tante cose. Quindi io sì, ho detto dei no, come li ho presi anche tanti no, obiettivamente. E sul lavoro, devo dire la verità, sì, ci sono state diverse proposte, perché è una piaga che purtroppo divampa. E soprattutto divampa, lo voglio dire, non tanto per gli uomini che continuano a farlo, ma per tante donne che continuano a dire di sì. Io parto dal presupposto che ognuno nella vita è libero di fare quello che vuole, quello che crede, la vita privata e personale, però per il mio umilissimo parere, sul lavoro, gli affetti sono una cosa separata. È giusto avere un rapporto lavorativo anche amichevole, ma quando si lavora, non c'è spazio per altre cose. Io l'ho sempre vista in questo modo. Quindi io fin da subito mettevo le mani avanti e dicevo, guarda, Ciccio. Non ce n'è, non ce n'è. E poi lo capivano perché sai, il modo in cui ti poni, poi non è facile per una donna che si fa spazio in questo settore perché si tende veramente tanto a giudicare, no? Magari uno ti vede un po' così e dice questa sicuramente ci sta. E poi ce ne vanno ancora più di M perché no? Perché non solo non ci stai, ma ti incazzi, scusami la parola, Certo. perché io dico, ma come puoi pretendere di farmi queste avance? Cioè vuol dire che tu non mi rispetti umanamente e soprattutto professionalmente. Questa cosa mi offende tanto. Invece, Eleonora, la lascio con questo. Come sare, a quant, quanto deve ai suoi occhi? Cosa sarebbe se avesse occhi più normali? E ribadisco, una grinta impressionante. Ma io penso di avere, allora questa cosa degli occhi me la dicono Spaventa. tutti, io devo essere sincera, non lo Ma so, forse ci sono sono, azzurri?
Sono, Azzurro cambiano un verdi. po' a seconda del tempo, sono sul verde chiaro chiaro Allora, chiaro. capito, eh? E dico quanto deve il suo personaggio agli occhi, o in generale, se ha un'opinione su proprio a me gli occhi, insomma, non parlo di lei, quanto incidono in una carriera, e questo discorso di questo ritmo, di questa grinta, di questa Grazie, l'ho apprezzato tanto. energia, insomma. E sono anche stanca, quindi. No, allora, per rispondere alla prima domanda che mi ha fatto, quanto influisce l'aspetto estetico nella vita professionale No, o proprio intendo gli occhi. gli Gli occhi, gli occhi? occhi. Beh, gli occhi intesi come visione estetica, direi abbastanza, Un 20? perché no, di più, direi un 40-50. E come dire, in una carriera spostano di un 5%, secondo lei? Possiamo Ma essere. diciamo Può che rispondere anche Alfredo, se è gli un'opinione. occhi secondo me sono gli occhi come Come la l'anima. fisicità sono il biglietto da visita. Sono il biglietto da visita e quindi ovviamente la prima cosa che si vede è il biglietto da visita. Poi c'è tanto altro, nel senso che se io dovessi pensare di venire giudicata solo per il mio aspetto estetico o per gli occhi, come sta dicendo lei. Sarebbe molto triste perché vuol dire che allora tutto quello che abbiamo interiormente noi non viene preso in considerazione ed è una cosa atroce, quindi non ci voglio pensare.